contatto con Coldiretti. ENI è da anni che si impegna nella produzione e distribuzione di biocarburanti e per raggiungere il grande obiettivo di decarbonizzare anche il settore dei trasporti. In quest'ottica, il nuovo decreto biometano che favorisce la produzione e l'immissione al consumo del biometano ottenuto da scarti, da rifiuti, è un passo importante per rendere sempre più sostenibile la produzione e l'utilizzo di questi biocarburanti. Quindi da una parte abbiamo ENI che è una grande società che produce e commercializza i biocarburanti. Dall'altra abbiamo Coldiretti che è una società, è un'associazione grandissima con 1,5 milioni di associati che sono agricoltori, che hanno sottoprodotti, scarti, rifiuti che possono essere valorizzati proprio per la produzione del biometano. Quindi mettendo insieme queste due componenti si riesce a massimizzare la valorizzazione di questo importante strumento di decarbonizzazione del settore dei trasporti.